Allora, ragazzi, io volevo dirvi innanzitutto che stavo rischiando di chiamarvi Colapesce e Di Martino, invece è Colapesce Di Martino. Giusto? Sì. Sì. E perché è non è un duo, è un progetto? Che differenza c'è? Ma in realtà molti usano la E. Quindi... Sì, no, anch'io fino a ieri, devo ammettere le mie colpe. Anch'io fino a ieri io dicevo, invece no. Come se fosse una band. Come se fosse? Come se fosse? Queens of the Stone Age. Come? Se... Dolce. Però vedi che c'è Queens of, è... of. Ah no, of the Stone Age. No, of the Stone Age, sì. Queens of the Stone, come si chiamano? Stone Age. Of the Stone Age, sì, beh, comunque hanno delle congiunzioni, loro le mettono tra una canzone e l'altra. Come funziona la vostra vita, quindi, da duo, dove però ognuno di voi ha la sua carriera? Com'è la suddivisione dei tempi, degli spazi, dei metodi, dei modi di vita? Ma il nostro rapporto è basato molto sulla sfiducia. Mm. Cioè, quindi, diciamo, nei dubbi dell'altro interviene l'altro. E quindi nascono le canzoni. Però in maniera complementare. Cioè andate a sopperire ognuno ai... Sì, sì, andiamo a sopperire le mancanze dell'altro, che è una cosa che nell'amicizia è una cosa molto bella. Mazza, conta, sì, 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 sì. Sai che il duo ha rafforzato anche le nostre individualità, in realtà. Ottimo. Quindi sembrano super cazzola, però... No, io credo di aver capito il senso. Anche se a vedervi... Non mi sembrate due persone diverse che si completano, ma mi sembrate già in partenza due persone simili. Cioè, a vedervi, vi conosco poco personalmente, però mi sembrate due persone che, insomma, sfigati. Simili. Eh? No, sfigati. No, per niente, no. Siete, anzi, siete di una figaggine che io la invidio, però simili. Beh, allora, siamo legati tanto da dei ricordi. In realtà i nostri paesi sono lontani di 400 chilometri, perché io sono di Misilmeri, in provincia di Palermo, e lui è di Siracusa, di Solarino, in provincia di Siracusa. Sì. E quindi siamo di due paesi lontani, però abbiamo passato un'infanzia simile. Nei nostri, cioè, c'erano delle cose simili, quindi questo... Questa cosa qua è il filo che... tipo i ricordi ci uniscono. È il filo che vi tiene uniti. Sì. Chi è il più lavoratore? Chi ci mette di più, se esiste qualcuno che ci mette di più a livello di scrittura? Perché poi la cosa bella vostra sono questi testi apparentemente leggeri all'inizio, che però poi arriva sempre lo schiaffo riflessivo alla fine. In realtà lavoriamo tantissimo insieme, quindi è difficile stabilire il confine, chi fa di più. A volte magari... viene Antonio con un'idea, le sviluppiamo la sua idea, però poi alla fine la sviluppiamo insieme, o viceversa, magari vengo io con un'idea, con un testo, cioè lavoriamo molto in sintonia. Sì. La frase, scusami, che c'è nella colonna sonora del film, adesso poi parliamo anche del film che avete dato, il mio pisello più lungo del tuo, per esempio, di chi è? È la tua, mia. È tua. Perché io avevo detto il serpente, lui ha detto no, il serpente è troppo... Chiariamo la metafora, ha detto. Non lasciamo queste cose sospese. Siamo... Chi non l'avesse capito... C'è un aneddoto divertente su questa cosa. Che è uscita la colonna sonora, no? Adesso si trova in giro. L'altro giorno mi ha targato una clinica di allungamento del pene, utilizzando... Perché hanno sentito questo pezzo? Utilizzando il mio pisello, però attaccato solo lui. Attaccato solo lui la mia. Però attaccato solo me. Che però, avendo scritto tu quella frase, in realtà avrebbe dovuto taggare lui. Perché se il tuo è più lungo del suo. Innanzitutto, a chi stavi parlando in quella canzone? Con chi ce l'avevi? È più lungo del tuo o più chi? È una canzone che parla di amicizia. E quindi. Certo. Giusto, 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 giusto. No, adesso per ricostruire poi anche il pezzo, è un verso che ti ha costato il tag nell'allungamento del pene, che ci tengo a dirlo, non funziona, ragazzi. No. Non perché l'abbia provato direttamente, non perché abbia cliccato io in quelle cose, ma... Tu ne sai. Ho sentito dire, non direttamente. Ma tra l'altro dicono che negli ultimi 30 anni il pene dell'uomo si è allungato per problemi ambientali. Cioè i fattori ambientali, i cambiamenti climatici hanno contribuito, il pene dell'uomo di 3 centimetri. Quindi un lato positivo nella crisi climatica, alla fine, se dobbiamo proprio trovarne uno, è quella roba lì. Chissà che mai fra 50 anni saremo tutti con la mascherina, però due... Asini.
Sentite, no, stavo provando a mettere ordine in questa citazione dalla canzone, perché è parte della colonna sonora di un film, che magari è una cosa che ancora si sa poco, anche se in realtà so che vi piace, vi ho visto anche dentro Bad Guy, insomma, siete anche molto bravi. Questa passione per il cinema da dove nasce? Guarda, l'idea di fare un film ci è venuta ancora prima di fare il disco insieme. Ah, cavolo. Pensavamo, come lo lanciamo questo disco che stiamo facendo? Allora abbiamo cominciato a fare cortometraggi, mm-hmm, insieme a Zabbo Nicolosi, che è il regista dei videoclip nostri, e da lì uscivano delle battute, ci trovavamo e abbiamo scritto un soggetto. Noi abbiamo un file comune dove scriviamo idee sparse, sì, anche molto stronzate, devo dire. Sì? Vabbè. Tutta roba a noi lo dici, figurati. Sì. Esatto. E quindi poi avevamo questo soggetto, però chiaramente fare un film è molto più complesso di fare un disco, perché ci sono molti più soldi investiti. Certo. Quindi quando poi si è presentata l'occasione abbiamo subito colto la palla al balzo. In realtà il film è uscito in un evento cinema di 3 giorni, è andato benissimo. Di cosa parla velocemente? Una mini sinossi? È un road movie ambientato in Sicilia, in cui questi due amici si ritrovano e devono compiere un viaggio da Palermo fino a Siracusa. E accadono delle cose durante questo viaggio, incontriamo complottisti, incontriamo diverse persone che hanno ognuno una propria verità, perché poi la Sicilia è piena di leggende, di cose verosimili, no? Diciamo, sì, noi, quindi, che si basano sempre su una verità, però poi risultano verosimili, per cui incontriamo Madame, c'è Roberto Vecchioni e fa veramente fa un cameo? Sì. Ah, che forte, sì. C'è Brunori pure, tra l'altro. C'è Brunori, sì. E se risponde... No, almeno lo stocazziamo. Sì, lui però fa parte di una setta, io non lo so, quindi c'è sempre questo livello di... è un po' crime, un po'... Ah, molto figo, molto... sì, curiosità. Tra Jodorowsky e Franco e Ciccio, diciamo sempre, è una cosa... È una forbice abbastanza ampia. È una forbice abbastanza ampia, però più o meno ho capito. Tornando, no, volevi aggiungere? No, è divertente la scena di Dario Brunori, perché noi entriamo in questo locale e sono tutti soci di Jim Morrison. Ah, sì? Sì. Tra cui Dario. E vi è venuta per? Sì, è una storia vera in realtà, perché sia nel mio paese che nel suo c'erano due soci di Jim Morrison. Quando è uscito il film di Oliver Stone, non so se ti ricordi, sì, The Doors. Sì, certo. In Sicilia. Ma sai che anche in Piemonte, perché anche a Tortona. Beh, sì, è una roba. C'è stato un periodo in cui andavi in giro e c'erano tutti questi qua. Sì, il cappello un po' boccolo lungo. Entriamo in questo locale nel film e tutti dicono le frasi di Jim Morrison, no? Ho visto, sì, che tu fai una rubrica di quelle di Walter Nudo. Sì. No? Con le frasi. Certo. Sono tipo quelle frasi. Sì, quella però di Jim Morrison. Ah, cacchio, vedi? Quindi, diciamo che Walter Nudo è un po' il nostro Jim Morrison. Sì. Possiamo uscirne così. Ci portiamo a casa questo. Qual era? Non essere triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere. Secondo voi è Jim Morrison o una ragazzina di 16 anni? O Walter Rude. No, è Jim Morrison. Ormai Sanremo è finito, se ne è parlato alla grande, voi siete stati tra i maggiori successi di Sanremo, tra l'altro avete vinto il premio della critica e il premio della sala stampa, ragazzi, complimenti. Ancora questo mattino si è raccontato tutto. Mi è arrivata però voce che voi avete raccontato che una cosa che nessuno dice mai di Sanremo è che l'ultima cosa che un cantante vede prima di salire sul palco è un tavolino. Sì. Sì, con? Con tante bottigliette d'acqua aperte, sorseggiate appena. Ok, perché quella è l'ultimo sorso, quello del nervosismo. L'ultimo sorso, quello andare a bocca asciutta, che non stai capendo più niente perché stai facendo. È una miriade di fazzolettini sputati. Cioè, quindi uno dice, uno sta cantando a Sanremo, l'ultima cosa che gli è rimasta negli occhi, fazzolettini sputacchiati. Cioè, magari tu sei dietro, ascolti il monologo triste, no, di qualcuno sul palco. Sì? C'è Anna Ox che scatarra dietro stanno. Bello, è un po' la follia. Questi e la magia della TV. Le cose che non si dicono di Sanremo. Ecco, le esatto, cose non vi diranno mai. Esatto. Diciamo noi. Le avete sentite solo qui a Stasera c'è Cattedra con Colapesce di Martino. Allora, veniamo a noi, perché abbiamo promesso questa sera di fare insieme a voi un esperimento importante. Tutto nasce da un sottile gioco di parole legato al titolo della vostra canzone sanremese, che è Splash. Okay? Ok? Quindi noi abbiamo parcheggiato qua fuori dallo studio, stiamo per uscire tutti insieme, anche voi del pubblico, un montacarichi che ci porterà a una ventina di metri d'altezza. Sotto di noi
ci sarà una piccola piscina e da 20 metri di altezza io con la pesce, in questo caso E di Martino, perché in questo caso no, in questo caso lo puoi... caso è E di Martino, lanceremo gli oggetti più assurdi da 20 metri cercando di far canestro in questa piscinetta e eventualmente quindi fare... Bravi, vedo che avete capito il gioco. Allora, usciamo, eh? Volevo dire una cosa a mia madre. Sì? Mamma, il testamento è sotto il divano. Perché può anche essere pericoloso. Allora, ragazzi, venite con me. Vengono anche gli street, anche il pubblico. Tutti quanti. A risposta. Venite. Usciamo tutti fuori. Che poi se c'è una cosa che a me fa paura è l'altezza, ragazzi. Non so perché finisco sempre a fare... questo genere di... Ma io volevo morire in Sicilia. Dico, vabbè, allora ti mandiamo tutto là. Mandate tutto là. Non indirizzo. Ok. Guarda che meraviglia. No, guarda anche la tecnologia, guarda l'estetica, guarda. Bellissima. Ecco, eccoci. Allora, questo è il montacarichi, quella è la piscina, tra poco saliremo a una ventina di metri d'altezza, che vorrà dire, credo, tipo all'altezza della cima di quell'albero, e inizieremo a lanciare giù oggetti. Il nostro pubblico è qua fuori con noi, pronto a prendere freddo e farsi venire una broncopolmonite. Ci prendiamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo ancora con 5 minuti su Rai 2 e con la pesce di Martino. A tra poco! Grazie a te.